Facciamo 10.000 euro di lavori su questa abartina. Allora ragazzi, su questa abartina andremo a svolgere un kit potenziamento motore stage 3 da 260 cavalli. Successivamente andremo a migliorare la ciclistica installando un blister B14 regolabile. Poi andremo a fare anche dei lavori di manutenzione, visti gli anni, che è il 2017, kit di distribuzione, pompa acqua, un bel tagliando completo con gli additivi. Andremo anche a metterla in sicurezza dal furto, in quanto molto gettonate le Abarth sui furti. Manometro 4 in 1, temperatura olio, pressione olio, voltaggio batteria e pressione turbo. E poi un bello short shifter della buona lume per accorciare il leveraggio marce. E soprattutto la cosa più importante, visto l'incremento di potenza e quant'altro, il differenziale autobloccante. Quindi andremo a smontare il cambio, apriremo, sostituiremo il differenziale e rimontiamo il tutto. Ecco qua Simo che installa il tris di antifurti, comprese di piantone rinforzato e le varie blindature per metterla in sicurezza. Andiamo a montare anche la leva short shifter Bonalume, che va a ridurre del 30-40% la corsa della cambiata. Top. Inoltre andiamo a fare un bello stage 3 con turbina TD04. Ora il nostro Simone ha aperto il cambio, ha verificato l'efficienza di tutti i componenti e andrà a rimuovere il differenziale originale per mettere un differenziale Torsen. Ora ragazzi, verifichiamo la potenza sul banco rulli. Questo è il risultato finale, ovvero 253 cavalli a 6.800 giri e 355 Nm di coppia a 3.700 giri. Come vedete, ha un'erogazione pulita e lineare per tutto l'arco di erogazione. E passiamo ragazzi direttamente all'auto completata. Non sono riuscito e non siamo riusciti a farvi vedere un po' tutte le altre lavorazioni, causa comunque tempo e forza maggiori, ma facciamo una panoramica delle lavorazioni complete che abbiamo fatto alla vettura. Guardate che bella che è ragazzi, in questa classica colorazione bianca pastello in combinazione ai cerchi SS sempre bianco pastello e i dischi da 305 mm e pinza rossa, grafica rossa. Cabrio veramente molto molto bella configurazione, una delle più classiche e secondo me una delle meglio riuscite. Passiamo inizialmente agli interni, dove abbiamo installato questo spettacolare manometro della Depo 4 in 1 che ci dà la possibilità di verificare la pressione del turbo, voltaggio della batteria, pressione e temperatura dell'olio. Oltre al manometro Depo 4 in 1 siamo andati a mettere anche, come sempre da Stage 3, la sonda EGT per tenere sotto controllo la temperatura dei gas di scarico. Poi come avete visto abbiamo installato anche una leva short shifter, guardate, totalmente un altro feedback e finalmente anche la retro entra senza nessunissimo problema. È stato montato poi un assetto Bistem B14 per andare a migliorare nettamente l'handling della macchina, soprattutto in frenata, comunque nei trasferimenti di carico, perché l'assetto originale è parecchio pericoloso e va a soffrire parecchio in utilizzo sportivo, comunque un utilizzo abbastanza gravoso. E poi anche esteticamente, guardate, siamo riusciti a dargli un look veramente molto molto bello per quanto riguarda l'altezza. Differenziale autobloccante montato e poi facciamo un piccolo giro per darvi i feedback. E di motore abbiamo installato il nostro stage 3 con turbina TD04, aspirazione bassa, pop off Bonalume, i nostri antifurti e abbiamo fatto anche un kit distribuzione perché ormai era a limite con gli anni e il chilometraggio. E cosa importante, abbiamo fatto anche un bel tagliando completo per averla bella pulita al 100%, soprattutto non tanto per l'olio ma soprattutto per le candele.
Adesso facciamo un piccolo giro per verificare l'efficienza della macchina. Cosa che apprezzo tantissimo è che il proprietario ha puntato prima all'handling che alla potenza assoluta, montando un bel assetto Bistel B14 che ci dà una perfetta gestione, o comunque una buona gestione dell'handling della macchina e i trasferimenti di carico. Ha voluto montare grandissimo un bel differenziale autobloccante per poter gestire al meglio la potenza e sfruttare al 100% la trazione anteriore della bartina. Purtroppo il TTC originale non serve praticamente quasi a niente, mentre il differenziale autobloccante ci dà la possibilità di avere un bel inserimento in curva, un torsen, poi bisogna iniziare comunque a capire, bisogna sempre comunque tenerlo in tiro con un bel filo gas, non bisogna mai lasciare l'acceleratore di colpo, ma bisogna farlo lavorare il meglio possibile in modo che ci possa dare un bel inserimento cattivo e ci dia una bella percorrenza e ci faccia scaricare completamente anche la potenza, perché è inutile avere 300 cavalli a mio e nostro parere per poi dopo avere una macchina che praticamente pattina e risulta inguidabile. Quindi ottimo lavoro per quanto riguarda l'handling e la sfruttabilità della macchina, anche senza avere comunque tantissimi cavalli, perché comunque qua abbiamo 250-260 cavalli in completa sicurezza, ma possiamo guidare in maniera molto bella la macchina, freni, assetto, approvatissima. Poi non ce la vogliamo godere cabrio? Che spettacolo poter utilizzare l'auto anche con questa configurazione. Sentite il sound. E potercela godere anche su un bel passo di montagna. La leva è devastante quanto vada a cambiare la precisione, e secondo me è una delle migliori elaborazioni ed è una delle migliori componenti a prezzo contenuto che possiamo montare sulla 500. We'll be right back.